stato presentato stamane a Trieste un progetto unico in Italia dell'associazione Onlus Auxilia, presieduta dal dottor Massimiliano Fanni Canelles, che ha permesso a un detenuto del carcere del Coroneo di avere un video colloquio con gli insegnanti del figlio, Elisabetta Zacco. La genitorialità, una responsabilità che non può e non deve essere rifiutata ad una persona detenuta. La legge lo prevede e il carcere del Coroneo di Trieste è stato il primo in Italia a consentire un colloquio tra un genitore detenuto e i professori di suo figlio attraverso Skype al fine di conoscere l'andamento scolastico dello studente. Per la cronaca, il bambino che frequenta il primo anno delle scuole medie ha la media del 9 ed è stato selezionato per le Olimpiadi di matematica. Enrico Sbriglia, direttore della casa circondariale di Trieste, ci spiega come è stato possibile superare gli ostacoli di natura essenzialmente burocratica per questo progetto non scontato. No, non è così scontata, però in verità è tutta all'interno dell'ordinamento penitenziario che obbliga, prevede che il sistema penitenziario debba favorire il senso di responsabilità delle persone detenute, ancor di più se sono genitori. L'associazione Auxilia, che tutela i soggetti deboli, attraverso i suoi volontari specializzati che hanno collaborato con quelli dell'amministrazione penitenziaria, hanno attrezzato due diverse postazioni informatiche e poi hanno vigilato sul colloquio in modo che il detenuto potesse esercitare il diritto dovere genitoriale. Dal punto di vista umano gli ha permesso una sorta di riscatto e la possibilità di esercitare dei diritti che gli sono propri, ovvero il detenuto, avendo comunque un'autorità genitoriale legata al suo ruolo genitoriale, ha potuto conoscere l'andamento scolastico del figlio e ha potuto altresì dimostrare, a mio avviso, una sensibilità che il senso comune non attribuisce solitamente alle persone in stato detentivo.